Allora, come dicevamo, questo pannello è composto da due quadrati, diciamo così, però di forma esagonale, quindi da due esagoni. In pratica avremo quindi questi sei angoli che poi chiudendo diventano questa L e i due pannelli poi andranno riuniti. Ora vediamo insieme come partire con questa mattonella con questi sei angoli. Ora preparate quindi l'uncinetto, in questo caso io lavorerò con un uncinetto 3,5. E il nostro filato, in questo caso, poiché avevo voglia di un qualcosa che era un po', lucido, tra virgolette, ho utilizzato il filato che contiene all'interno la viscosa. Quindi ora iniziamo insieme il progetto. Allora, sempre con il nostro uncinetto 3,5, ora andiamo ad avviare il nostro cappietto. Quindi, cappietto, uncinetto, e abbiamo 5 catenelle, 3, 4 e 5 che ci serviranno per creare l'asolina centrale per poter poi lavorare le nostre maglie. Vado qui nella mia prima catenella e chiudo. Salgo su con 3 catenelle che rappresenteranno già una prima maglia di inizio lavoro. Avvolgo il filo attorno all'uncinetto e vado qui, vedete al centro dove si è formata l'asolina, e inizio a lavorare la mia prima maglia alta, che con le 3 catenelle compongono già le mie prime due maglie. Un'altra maglia alta intervallata da 2 catenelle. Ancora una maglia alta, 2 maglie alte e 3 intervallate anche queste da 3 catenelle. Vedete? Abbiamo creato il nostro primo gruppetto. Ora 1 e 2, 3 maglie alte. In pratica alla fine dovremmo avere 6 di queste asoline. 2 e 3, perché abbiamo detto che il nostro lavoro ha una forma esagonale, quindi la nostra mattonellina ha una forma esagonale. 1, 2 e 3. Vedete? 1, 2, 3. Ancora 1 e 2. 1 catenelle. E 3. Allora contiamo 1, 2, 3, 4, 5. Sono 5 in questo momento gli angoli. Do 2 catenelle e chiudo la lavorazione nelle 3 catenelle di inizio lavoro. Così facendo ho generato anche in questo caso il mio sesto angolo. Quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Abbiamo i nostri 6 angoli. Mi porto ora al centro della lavorazione, vedete, punto l'uncinetto nella maglia sottostante e chiudo con una maglia bassissima. Vado nell'altro punto e faccio la stessa cosa, chiudo con una maglia bassissima, perché così facendo, vedete, mi porto al centro della lavorazione, tiro il mio punto bassissimo ancora e lavoro una, due e 3 catenelle, così facendo ho generato la mia prima maglia all'interno del gruppo. Quindi all'interno dell'asolina centrale. E ora continueremo nel seguente modo. Avvolgo il filo attorno all'uncinetto e al suo interno lavoro una, quindi già ho 2 maglie facendo così, 3, intervallato da 2 catenelle. Ancora al suo interno sempre, vedete, sempre al suo interno io lavorerò ora altre 3 maglie alte, quindi una, due e 3. Vedete? Così facendo sto iniziando a generare il mio angolo. Ora cosa faccio? Lavoro 2 catenelle, salto il gruppo sottostante e vado nell'angolo di nuovo, nel foro che si è creato nel nostro primo giro. 1, 2 e qui anche creerò il mio gruppo di 6 maglie, 2 e 3. Ancora 2 catenelle, 1,
2 e 3. 2 catenelle, vedete? Perché poi dopo qui saranno lavorate 3 maglie alte e man mano questo lato si aumenta facendo lo spazio con le 2 catenelle, creando gli aumenti, aumenterà anche poi il nostro lavoro. Al centro ora di qua, vedete, del gruppetto di 6 maglie, ricreeremo il nostro gruppo di 6 maglie intervallato da 2 catenelle, quindi 2 e 3. Oppla. Due catenelle all'interno dell'asolina, sempre nostre 6 maglie, quindi altre 3 e 3. Ora 2 catenelle, salto, vado al centro, 1, 2 e 3. Ancora. Opla. 1 e 2, 1, 2. Lavorazione estremamente semplice, molto ripetitiva, quindi veramente non è una cosa difficile e anche chi è alle prime armi può realizzarla. Vedete, ho rifatto 2 catenelle per saltare il lavoro, per saltare punto e andare al centro e di nuovo al centro creerò 1 2 3 2 e ancora 1 2 e 3 ancora 1 e 2 qui vedete lavorerò i miei punti 1 e 3 con 2, poi ancora 1, vedete? E ora sempre 2 catenelle come prima andremo a chiudere nella terza catenella di inizio lavoro. Ora vi faccio vedere. Abbiamo ora realizzato la prima parte del nostro lavoro. Vedete la forma? Non so se si riesce a vedere. Stiamo generando gli angoli e ora andremo a lavorare poi negli spazi vuoti e lo faremo nel seguente modo. Quindi ora piano piano il lavoro crescerà e poi dopo vi farò vedere come piegarlo. Ora siamo all'inizio della nostra lavorazione, come prima, siamo qua. Quindi io per saltare mi posiziono sulle catenelle, le maglie sottostanti, lavoro dei punti bassissimi, come potete vedere. Poi arrivo al centro della mia lavorazione, punto bassissimo, e salgo con 3 catenelle. Sono al centro, quindi io qua lavoro i miei gruppi di 3 maglie intervallati sempre da 2 catenelle. 1 e 2, vado qui. E lavoro ancora una, due e tre. Ora, qui vedete dove abbiamo generato le 3 catenelle? Lavoro 2 catenelle, vado qua e sarà un gruppo semplice di 3 maglie, quindi 1, 2 e 3. E il lato inizia a prendere forma, vedete, cresce 2 catenelle. E andiamo al centro del gruppo di 6 maglie. Qui vado a lavorare, gruppo di 6 maglie, gruppo di 6 maglie, quindi 2 e 3. 2 catenelle e 3 maglie. 1, 2 e 3. Ancora 2 catenelle. Allora, vedete qua? C'ho l'archetto vuoto, 3 maglie. 1, 2 e 3. Ora 2 catenelle, archetto pieno, vedete di 6 maglie, 6 maglie. 1, 2
3, 2 catenelle e 3. Ora continuate così fino alla fine e ci vediamo non appena dobbiamo chiudere anche questo giro e iniziare il prossimo. Vedete come prende forma la mattonella? Il prossimo giro ovviamente andremo a lavorare 3 maglie qua, 3 maglie qua e poi gli archetti laterali. Il prossimo ancora ci saranno altri aumenti, quindi saranno altre 3 maglie sia a destra che a sinistra e poi gli archetti. Ora continuate fino alla fine, ci vediamo tra poco. Ok, 3 catenelle, vedete siamo all'ultimo passaggio, vado qua e lavoro il mio gruppo da 3. Quindi 1, 2 e 3. Intervallo sempre con le mie 2 catenelle, vado qui dove ho le 3 maglie di inizio lavorazione e chiudo qua. Ora mi posiziono al centro come abbiamo fatto prima, quindi per ogni punto sottostante vado a lavorare una maglia, vedete, bassissima fino ad arrivare al centro della lavorazione. Ok? E poi sono qui al centro e ora mi alzo con le mie 3 catenelle e ripeto la lavorazione. Quindi ora cosa andremo a fare? In pratica, per ogni punto dove abbiamo l'archetto, noi andiamo a lavorare l'archetto. Per dove abbiamo invece il gruppo di 3 maglie, vedete, sia prima che dopo andremo a lavorare un gruppo semplice di 3 maglie, quindi gruppo da 6 solo negli archetti. Vedete nei gruppi laterali delle 6 punte, solo lì noi andremo a lavorare il gruppo da 6, poi tutto intorno andremo a lavorare i gruppi semplici di 3 maglie, intervallati sempre da 2 catenelle. Alla fine dovremo avere sempre questi gruppi che sono 6 e non di più. Così manterremo la nostra forma. Quindi ora facciamo questo gruppetto insieme così da farvi capire meglio e poi potete continuare tranquillamente da sole. Quindi punto di partenza, siamo qua. Lavoriamo le nostre 6 maglie e 3, ancora 2 catenelle, vado qua, vedete io ora ho il primo gruppetto vuoto, quindi qui 3, 1, 2 e 3, intervallato da 2 catenelle e ancora 3, 1, 2 e 3, 2 catenelle e ancora il gruppo da 6, 1, 2, opla, 3, 2, più 3, 1, 2 e 3. Allora, ora vi faccio capire meglio, così potete proseguire da sole. Vedete, ora qua con l'intervallo delle 2 catenelle abbiamo generato 1, 2, 3 fori. Quindi il prossimo giro saranno gruppi semplici da 3 qui, qui e qui. E negli angoli invece i gruppi da 6. Ora continuate così fino al raggiungimento dell'altezza desiderata e ci vediamo al lavoro più avanzato. Allora, vedete, io sono andata molto avanti, come si presentano poi i punti man mano che crescono. Ora sono all'ultimo giro, in particolare io ho lavorato 19 giri e ora dopo vi do anche le misure effettive a quanto siamo e ora chiudiamo la nostra lavorazione. Vedete? Mi fermo qui, taglio il filo e chiudo la mia lavorazione. Ora, questo è il nostro pannello in forma, vedete, esagonale, quindi un po' una forma particolare. E ora cosa dovremmo andare a fare? Dovremmo andare a piegare la lavorazione e chiuderla per farla diventare un giacchino e lo facciamo nel seguente modo. Allora, quando avrete realizzato anche il secondo pannello, perché si lavora su 2 pannelli, dopo lo andremo a piegare così, come vedete, questo qua. Come lo facciamo? In particolar modo siamo qui, vedete, nella forma esagonale, si prendono le due estremità, vi faccio vedere, e si chiudono nel seguente modo. Questa punta
tocca l'altra punta. E in automatico, vedete, quando fate questo movimento, in automatico vi viene il giacchino. Quindi questa punta, vedete, lasciate una punta di qua, la prima qua, questa è la seconda, tocca questa terza e in automatico, quando piegate, vi nasce il giacchino. Non è complicato se ci pensate. Poi dopo le due parti vanno cucite e ora lo faremo insieme. Prima di farlo però vi voglio dare le misure. In particolare io ho con 19 giri di larghezza giacchino chiuso 23 centimetri, ok? E di altezza 48 centimetri di giacchino, ok? È ovvio che anche la manica, vi do anche questa come misura, vedete? Queste ovviamente sono le misure che per me vanno bene. Per chi lo volesse un po' più lungo, un po' più largo, anche di manica, ovviamente dovrà aumentare. Ora cosa andrò a fare? In particolar modo andrò ad unire le due spalle, quindi questa con questa, e semplicemente con un aghetto da lana o con il filo della lavorazione andremo ad inserire il filo nell'estremità e andremo a cucire la prima parte. Quindi prepariamo ora l'uncinetto e lo lavorerò a maglia bassissima. Quindi sempre con il mio filo preparo un cappietto e ora mi posizionerò in pratica avvicinando le due estremità, così come vedete, e andrò a cucire. Prendo un punto, prendo l'altro. Sono estremamente messa male con le mani. Opla. E mi faccio passare il cappietto. Ora magari vi faccio vedere un po' più da vicino. Vedete? E ora non andremo altro che a fare il punto bassissimo prendendo maglia a maglia. In questo modo. Vengo un po' più da vicino così riuscite a vedermi. Quindi lavoro il punto di destra con il punto di sinistra. E tiro la maglia destra sinistra e tiro la maglia. Quando facciamo questo lavoro cerchiamo di mantenere i punti allineati, cioè traforo con il traforo e punto pieno con punto pieno. Se non volete cucire in questo modo basta avere l'ago da lana e andrete a cucire le due parti. Ora continuate così per tutta la lunghezza. E poi dopo andremo a cucire anche, fatto questo, nel seguente modo, quindi come stiamo lavorando ora questa, opla, questa lavorazione, cucito questo, andremo a cucire anche le spalle. Quindi l'altra cucitura sarà fatta poi sulle spalle, sia a destra che a sinistra. Ora continuiamo e ci vediamo al lavoro un po' più avanzato. Allora sono qui, vedete, all'ultimo punto, quindi ho lavorato tutta la parte di dietro. Ora ritaglio il mio filo della lavorazione e ora vado a cucire poi le spalle. Ecco qua. Quindi questo l'abbiamo fatto. Ora riportiamo in forma. Vedete poi dopo la lavorazione come si presenta. Questa sarà la parte poi a dritto. Dopo la aggiustiamo un po', la tiracchiamo un po' così si apre la lavorazione e tutto a posto. Ora dovremo andare a cucire la parte, questa qua superiore delle spalle, quindi riallineiamo come abbiamo fatto prima la lavorazione 1 e 2 e poi da qui, come abbiamo fatto prima, inseriremo il filo e andiamo a cucire il lato di destra e il lato di sinistra. Quindi ora fate anche questo ulteriore passaggio e ci vediamo tra poco. Quindi ora andrò ad allineare di nuovo i miei punti. Fate attenzione, mi raccomando, sempre che i punti siano bene allineati, perché sennò altrimenti poi è brutto che si vede il punto sfasato. Questo lo dico soprattutto a me stessa, poiché anche io sono molto distratta e tendo poi a combinare i pasticci. Allora, manica, quindi al centro della lavorazione inserisco il mio piccolo cappietto.
E ritorno anche qui a cucire. Poi dopo tutte queste codine le andremo bene bene a nascondere. Vedremo di fare anche un punto di rifinitura, così sarà tutto un po' più ordinato. Quindi punto punto andiamo a cucire. Sempre con il punto bassissimo, vedete? Ora cucite queste due estremità e ci vediamo tra poco. Quindi la parte superiore della spalla destra e la parte sinistra. Ovviamente il laterale non lo dovremo cucire perché è composto dalla lavorazione stessa e questa ci può solo far piacere perché così facendo abbiamo una cucitura in meno da dover realizzare. Ok, io continuo e ci vediamo dopo. Allora, come vedete, io ho completato le cuciture, quindi la parte, sempre nella parte interna abbiamo la cucitura della parte di dietro e poi sulla parte superiore abbiamo la cucitura della parte delle spalle. In pratica, vedete, ho cucito preciso preciso entrambe le due parti. Il laterale, come vi dicevo, non va cucito perché è la parte dell'esagono che si piega e alla fine avremo solo queste tre cuciture, molto molto invisibili se vengono fatte in un modo, vedete, abbastanza senza tirare troppo il filo. Quindi è una cucitura perfettamente invisibile. Se l'aprite un po' la lavorazione, vedete, non si vede nemmeno più. Questo è un lavoro molto semplice, facile, ma adatto a chiunque, come dicevamo prima, anche chi è all'inizio, perché è veramente un progetto molto carino. Se vi va, potete decorare la vostra maglia, il vostro, diciamo, kimono, che potrebbe diventare anche un copricostume, oppure con una spilla, oppure direttamente con una cinturina, magari in vita. Spero che anche questo tutorial quindi vi sia piaciuto. Come sempre vi invito a iscrivervi ai nostri due canali YouTube, sia questo dove vedete ora trasmesso questo video che l'altro che è Indie Handmade Rewind, dove troverete tantissimi video e tantissimi nuovi progetti. Vi chiedo di condividere i vostri progetti sul nostro gruppo Facebook, su Instagram e come sempre cliccate sul nostro sito per non perdere i magnifici filati. A presto e grazie per l'attenzione.